La più cordiale buona serata agli amici della Pallacanestro sintonizzati. Siete collegati con il Palaravizza di Pavia, sedicesima giornata del campionato nazionale di Serie B, prima giornata del girone di ritorno. Vinteras Omnia Pavia che ospita la Elachem Vigevano, quindi cornice di pubblico assolutamente dannata qui in via Streves, visto che si ripropone a livello di Serie B il derby, la straprovinciale tra Pavia e Vigevano. Vigevano che arriva a questo match davanti di 6 punti rispetto a Pavia. I Ducali sono attestati in quinta posizione con 18 punti, 9 vinte, 6 perse per la squadra di Paolo Piazza. All'andata fu vittoria di Vigevano che si impose 64 a 63, quindi con un margine di 11 lunghezze. Pavia, abbiamo detto, è invece assestata con 12 punti all'undicesimo posto, il record dice 6 vinte e 9 perse. Ultima partita, la sconfitta interna con cui Pavia ha chiuso il girone d'andata 66 a 76 con Omegna. Pavia che però non può più permettersi di sbagliare, i margini di errore sono davvero ridotti per i ragazzi di Baldiraghi. Baldiraghi ha fissato un'ipotetica quota playoff che potrebbe essere assestata attorno ai 30-32 punti, quindi a Pavia servono 9-10 vittorie in questo girone di ritorno. È anche vero che i pavesi avranno 8 partite sul parquet amico. Vigevano che anche in questa occasione è costretta a rinunciare al proprio centro titolare Duilio Birindelli, che è stato sottoposto in settimana ad un intervento di pulizia al menisco. Al completo invece si presenta Pavia che nel match di andata fu evidentemente penalizzata dall'assenza di Iannilli, che si fece male dopo 3 minuti di gioco. In questa telecronaca, visto che siamo perseguitati dai mali di stagione e quindi gola e naso continuano a darci noia, saremo affiancati dalle forze fresche. Quindi abbiamo il giovane collega della provincia pavese Fabio Sacchi, al quale diamo subito la linea per farlo entrare in cronaca diretta, in attesa che dalle panche si capisca quali sono le scelte dei coach per i primi 5. Sì, buonasera a tutti, una partita che sicuramente sarà fondamentale per entrambe le squadre, sicuramente per Pavia perché il treno playoff si sta allontanando, sono 12 i punti di Pavia con frutto di 6 vittorie e 9 sconfitte, e sarà una partita fondamentale per tentare di avvicinare sia Vigevano sia la quota playoff. Una partita che non è uguale a tutte le altre, una partita che è un derby, anzi è la partita, e quindi sarà chiaro che la differenza tra le due squadre vista nelle precedenti sfide si azzererà in questo caso. Una Winteras che si schiera con il quintetto classico, abbiamo Di Bella in cabina di regia, Giulio Mascherpa con il numero 8, Nicolò Benedusi, Spatti e Iannilli. Dall'altra parte una Elachem Vigevano che si schiera con Petrosino, Minoli, Ferri, Benzoni e l'ultimo uomo e Panzini. Un pubblico che ormai è pronto per seguire questo derby. Ci sono stati circa 400 tifosi, ci sono qui presenti al palazzetto di Vigevano, e tanti tifosi di Pavia accorsi a vedere una partita che è sicuramente fondamentale per la stagione. Gli arbitri sono entrambi di Napoli, Borelli di Cercola e Vastarella di Napoli. È tutto quasi pronto, manca solo che l'arbitro alzi la palla 2 e saltano Spatti e Petrosino. Una partita che abbiamo detto fondamentale. Si scambiano gli ultimi saluti, è tutto quasi pronto e ci sarà da divertirsi. Primo pallone per Pavia che recupera la sfera con Mascherpa, palla di Bella che è in punta, aspetta il movimento di Mascherpa, Mascherpa esce, blocco di Iannilli, scarico ancora per Di Bella, Spatti, penetrazione centrale, arresto, fuori per Benedusi che la riscarica fuori per Mascherpa, buona difesa della Elachem,
ma scappa, palleggio, adesso tiro, canestro, è il primo canestro di partita e di giornata per Mascheppa e per Pavia. Minoli subito dall'altra parte in cabina di regia, Ferri, blocco di Petrosino, blocco quasi al limite, ancora Benzoni che scarica, Panzini, ancora Petrosino che attacca Iannilli, fuori per Minoli, 4 secondi alla fine dell'azione, Minoli prova la tripla ma va corta, rimbalzo di Spatti. Mascheppa che porta la palla nella metà campo offensiva avversaria, Spatti controlla male, scarico per Iannilli che prova l'uno contro uno, classico uno contro uno, fuori per Spatti ancora che prova l'azione solitaria, palleggio adesso tiro ma sbagliato, in leggero fadeaway, arriva Vigevano, palleggio di Panzini, Panzini ancora, blocco centrale di Petrosino, scarico e Ferri da tre punti ma non punisce ancora una volta, Benedusi a rimbalzo, Mascheppa conduce la sfera nella metà campo offensiva, crossover e fuori per Spatti che ci prova ancora ma sbaglia di nuovo. Troppi errori per adesso da una e dall'altra parte, siamo sempre sul 2-0 dopo un minuto di gioco, quasi due. Ancora Di Bella a rimbalzo, un tiro di Benzoni costruito male dalla, dall'attacco Elachem e Pavia che può incrementare il proprio vantaggio. Iannilli cercato sotto canestro, si gira a tabellone ma ha sbagliato ancora. Mani freddissime in questo inizio di partita e ancora Minoli che può chiamare lo schema offensivo per la Elachem con 16 secondi alla fine dell'azione. Benzoni la tripla ed è il primo canestro anche per l'Elachem Vigevano. 3-2 dopo 3 minuti di gioco e spiccioli. Di Bella porta il pallone dalla metà campo offensiva, devono rispondere subito Pavia, Mascheppa scarico per Iannilli ancora, Iannilli che affronta due avversari, poi lo scarico immaginifico se così vogliamo definirlo e difesa dell'Elachem che riesce a deviare, ma palla ancora per Pavia che avrà 6 secondi per concludere l'azione. Benedusi pronto per la rimessa, siamo quasi pronti per la rimessa, eccoci qui, Di Bella fuori, Mascheppa ancora e ancora in fadeaway, ancora Giulio Mascheppa, 4-3 ed è sicuramente uno dei tasselli fondamentali per questa Pavia, 18 punti di media e terzo realizzatore del campionato. Vigevano ha difficoltà ma ancora Panzini sul lato, blocco di Petrosino, Panzini scarico ancora per Petrosino che gioca un bellissimo pick and roll e segna il canestro del meno 1, 5-4 dopo 4 minuti di gioco. Ancora Pavia che si appoggia su Iannilli, solito tema tattico di ogni partita. Iannilli che riesce a segnare finalmente, siamo sul 6-5 per Pavia, due punti fondamentali anche per sbloccarsi. Vigevano che ora è costretta a rincorrere però di una sola lunghezza. Benzoni palleggia adesso tiro sbagliato e rimbalzo di Spatti. Di Bella sempre in cabina di regia a portare la palla nella metà campo avversaria, blocco e blocco di Iannilli ma Di Bella sbaglia il palleggio adesso tiro e allora Panzini può avventurarsi nella metà campo offensiva, una Elachem che si appoggia sotto ma Iannilli fa sentire la sua presenza fisica, palleggia adesso tiro di Panzini che sbaglia e Mascheppa rimbalzo. Ricordiamo mani freddissime per entrambe le squadre che hanno sbagliato la maggior parte dei tiri fino adesso e ancora Pavia che si appoggia su Iannilli, uno contro uno con Benzoni, Iannilli si gira e canestro, realizza l'8-5 per Pavia, 4 punti di Iannilli che è partito sicuramente bene dopo un primo tiro sbagliato. Minoli in cabina di regia ancora per Panzini, blocco di Petrosino, tema tattico fondamentale ma stoppata di Benedusi, considerata fallosa dall'arbitro e sono due tiri liberi per la Elachem che potrà portarsi sotto di una sola lunghezza. Petrosino in lunetta, numero 10 che fino adesso si è visto soprattutto per i numerosi pick and roll portati a Panzini, Panzini che è riuscito anche a servirgli un ottimo assist in precedenza. Petrosino sbaglia però il primo tiro libero, si rimane sul punteggio di 8-5 dopo quasi 5 minuti di gioco, 4 e mezzo per la precisione.
secondo tentativo a bersaglio con l'aiuto di Ferro e Tabellone. E allora è ancora Di Bella a impostare il gioco con 20 secondi sul cronometro dei 24, che ci sono dei problemi in fatto del cronometro, l'arbitro ferma il gioco, si potrà quindi riportare Pavia una nuova azione d'attacco con Beneduzzi alla rimessa. Di Bella esce, scarica ancora per Mascherpa, che però viene a cui viene fatto fallo da parte di Petrosino, che è al primo fallo di squadra di Vigevano, con rimessa laterale di Pavia ancora per Beneduzzi, che si asciuga il volto e le mani. Una partita sicuramente ad alta tensione. Di Bella ancora ad impostare, Giulio esce, scarico sotto per Iannilli, ancora Iannilli appoggiato al tabellone, e sono 6 per Iannilli. Iannilli che è partito sicuramente bene con 6 punti. Adesso Benzoni, il tiro da 3 punti di Benzoni sbaglia a differenza del precedente tentativo e spatte rimbalzo. Mascherpa si incarica di portare la palla nella metà campo offensiva di Pavia e riesce con una bellissima penetrazione a realizzare 12-6, 6 punti di Mascherpa, 6 punti di Iannilli, e Pavia sul più 6 dopo 6 di gioco quasi. Panzini per Ferri in punta, ancora Ferri che sfida Iannilli, che riesce a tenere bene in difesa. Benzoni però batte spatti, nessun fallo fischiato dagli arbitri, Di Bella che può portare la palla nella metà campo offensiva. Aspetta il blocco di Iannilli, blocco che arriva in un secondo momento, che coinvolge Giulio Mascherpa, fuori a spatti, che la prova da 3 punti e realizza. E siamo sul 15-6 e coach Piazza, che si lamenta di un fallo con gli arbitri in precedenza, è costretto a chiamare timeout. Un inizio di partita sicuramente ottimo per Pavia, che approccia bene sia con Iannilli che con Mascherpa, ma tutta la squadra è riuscita anche in difesa a fare la differenza, Paolo. Sì, Pavia ha chiuso comunque bene l'area, Vigevano si è affidata molto al tiro perimetrale per il momento con esiti piuttosto negativi. Pavia in attacco ha cercato con continuità Iannilli, è chiaro che deve sfruttare questo mismatch, tant'è che Piazza dopo il minuto di sospensione abbiamo visto che ha preparato sul cubo dei cambi De Gregori per provare comunque a in qualche modo cercare di limitare l'impatto offensivo del centro romano, che è stato servito come ama essere innescato, quindi comunque nei pressi dell'anello, e utilizzando tiri al tabellone come forse si vedono di rado in questa fase del basket moderno, ha comunque consentito a Pavia di creare questa prima sgommata, importanti comunque anche all'inizio per prendere fiducia alle iniziative di Mascherpa, che Piazza ha affidato a Tommaso Minoli, che ricordiamo come difensore di assoluta qualità. Per il momento Giulio è riuscito a batterlo sistematicamente, questa è una chiave importante. Entra De Gregori, esce Benzoni, e quintetto di Pavia che invece rimane invariato. De Gregori che dovrà riuscire a fermare sicuramente un Iannilli più che positivo anche in difesa. Verri adesso attacca il canestro, il numero 0 si spazia ma sbaglia, il tiro è corto e rimbalza ancora di Iannilli. Pavia che sembra avere molta più energia di Vigevano, e Di Bella non sfrutta il blocco di Iannilli, blocco che arriva adesso su Giulio Mascherpa. Mascherpa scarica, ancora spatti sul perimetro, Iannilli sotto, prova a divincolarsi Iannilli ancora e quasi trova il gioco da 3 punti con De Gregori, che neanche lui, così come precedentemente il difensore di Iannilli, non è riuscito a limitare il centro numero 11 di dell'Omnia Pavia, che a questo punto avrà 2 tiri liberi e la possibilità di portare Pavia sul 17-6, quindi sul più 11. Entra Simone Vecerina, esce Panzini. Vecerina, ricordiamo, ex Casal Pusterlengo. Iannilli ha 2 opportunità in lunetta. La prima va a bersaglio, il primo tiro va a bersaglio e siamo sul più 10 per l'Omnia Pavia dopo 6 minuti abbondanti di gioco. Iannilli che realizza anche il secondo tiro libero con 8 punti di Iannilli,
fino adesso mattatore del match. Minoli per Verri, fuori ancora per Vecerina, Vecerina che scarica per De Gregori, De Gregori che finta il consegnato ma commette fallo in attacco ed è il secondo fallo di De Gregori dopo il primo commesso in difesa, e Iannilli che è riuscito anche ad essere un fattore in difesa. E con un Iannilli così sicuramente Pavia può continuare a sognare. Iannilli che appunto è riuscito a compiere un'ottima difesa, e un De Gregori che ha sbracciato troppo, in maniera troppo evidente, perché gli arbitri non fischiassero il fallo in attacco. Di Bella a portare la palla nella metà campo offensiva, ma scappa per Spatti nella stessa posizione di post basso in cui precedentemente vi era Iannilli, e Spatti realizza proteggendosi con il ferro il 19-6 e siamo a più 13. Pavia che ha approcciato sicuramente in maniera perfetta il match. Ora Vecerina, classe 99, che prova lo scarico. De Gregori ancora, ma buona difesa di Iannilli che recupera anche la sfera a rimbalzo. Ora Benedusi nella metà campo offensiva, ma Scheppa marcato da Minoli che è sicuramente uno dei migliori difensori dell'Elachem, e ancora appoggiato al tabellone Iannilli per il 21-6. Iannilli che vuole e chiama il pubblico a raccolta. Minoli ancora fuori per Vecerina, Vecerina che trova la linea di fondo ma sbaglia l'appoggio a canestro con la mano sinistra. Allora Mascherpa può subito portare la palla nella metà campo offensiva. Mascherpa fuori per Benedusi, ancora riceve Mascherpa che aspetta il blocco di Iannilli, lo sfrutta, ma palla persa di Mascherpa, la prima di Pavia in questo inizio di partita. Fallo di Di Bella, e Minoli che rischia quasi di segnare il gioco da tre punti e andrà in lunetta con due tiri liberi. Primo fallo di Di Bella. Pavia che ha il secondo fallo contro i tre degli ospiti, e Minoli che avrà appunto due opportunità in lunetta. L'ex Edimes però sbaglia il primo tiro libero e si rimane sul punteggio di 21-6 per una Pavia che, ricordiamo, ha approcciato benissimo il match. Ancora con l'aiuto di tabellone e ferro segna Minoli, che poi esce e lascia spazio al numero 15 Filippo Rossi, sicuramente che dovrà dare un apporto importante anche in fase offensiva per tentare di ricucire un gap che ora è diventato importante sul 21-7. Ultimi due minuti di gioco del primo periodo con Di Bella che scarica per Iannilli, che finta il tiro e ancora appoggiato al tabellone, una soluzione che ormai va dentro a ogni tiro. 12 punti per Iannilli, mattatore del match sicuramente. Benzoni che è rientrato nel frattempo, scarico per Rossi che scarica a sua volta per Verri, Verri che tenta di passare il pallone a Vecerina, ma la palla esce e un'altra palla persa per Vigevano che ora si ritrova in bambola. 23-7 con l'entrata in campo di Marco Torgano al posto di un super positivo Spatti, che ha trovato anche lui buone soluzioni offensive e non solo, anche in difesa è riuscito a limitare i lunghi avversari. Benedusi che rimette il pallone in campo e Di Bella a impostare il gioco come al solito. Torgano che riceve, ancora Mascherpa, doppia uscita, Di Bella esce, blocco di Iannilli, granitico come al solito, fuori per Benedusi e ancora palla sotto Iannilli, tema tattico non indifferente. Iannilli che prova a quasi subisce fallo e segna anche il canestro, ma la palla tocca il tabellone ferro ed esce. Comunque saranno due tiri liberi per Iannilli, che potrà portarsi a 14 punti. Quarto fallo di squadra per la Elia che invigevano a 1:13 dalla fine, ed esce anche Fabio Di Bella, applaudito dal pubblico, sicuramente buona prova anche per lui, specialmente in fase difensiva e a rimbalzo.
sempre importante andare a rimbalzo anche con gli esterni. Giannelli che fallisce il primo tiro libero, e dicevamo appunto che entra il numero 12 con il numero 12 Manuelli in casa Omnia. Giannelli che fallisce il primo tentativo dalla linea della carità e segna il secondo. 13 i suoi punti e 24 invece quelli di Pavia contro i 7 di Vigevano. Uscita per Vecerina che sfrutta il blocco di Benzoni che si apre, finta il tiro, batte Giannelli e subisce il fallo da parte di Benedusi, credo, numero 4 Benedusi, che ha il suo secondo fallo, e questa potrebbe essere sicuramente una nota positiva in casa Elachem, un po' meno in casa Omnia Pavia, perché sappiamo il contributo che Benedusi può dare in fase difensiva, così come dall'altra parte Minoli. Intanto Benzoni segna il primo tiro, il primo dei due tiri liberi a sua disposizione, 24-8 che diventa 24-9, 2 su 2 con 5 punti di Benzoni. Ultimo minuto di gioco del primo periodo, ad impostare questa volta Manuelli per Giulio Mascheppa, il numero 8 che tenta di vincolarsi dalla marcatura di Rossi. Rossi che gli sta molto vicino, Mascheppa che scarica, Manuelli, ancora l'uscita di Mascheppa che palleggia, scarico per Manuelli che da 3 punti fallisce il tentativo allo scadere dei 24. E allora la Elachem che avrà probabilmente la penultima azione di questo primo periodo, con Rossi che chiude il palleggio, Verri sotto per Benzoni marcato da Mascheppa, raddoppio molto ben fatto da Giannelli, e la Elachem che sostanzialmente non riesce neanche a tirare con un'ottima difesa di Manuelli che porta la Elachem appunto alla contesa. Contesa che premia ancora Vigevano e che avrà non l'ultima azione, perché mancano solo 3 secondi alla fine dei 24, e poi ci saranno probabilmente 10 secondi per Pavia, sempre se riuscirà a recuperare il pallone o un rimbalzo. Vecerina che sbaglia incredibilmente da sotto, e allora Mascheppa che ha solamente 8 secondi prova a puntare Rossi, tiro da 3 punti senza ritmo, sbagliato però con rimbalzo di Benzoni che tenta il tiro della disperazione. Finisce 24-9, un primo quarto che vede sicuramente Pavia continuare sul trend del primo periodo con un Giannelli assolutamente straripante. Sì, purtroppo ancora una volta il net cast in cui a Pavia ha una maledizione, quindi a memoria dovrebbe essere attestato quota 12, che esattamente forse 13 esatto con il libero, quindi oltre il 50% del fatturato pavese per Giannelli, quindi molto chiaro il piano partita. Detto che il resto della squadra è molto settato, in particolare l'attacco sta andando molto bene, credo che l'unico tiro forzato sia arrivato forse all'ultimissimo minuto. Per il resto la palla continua a viaggiare molto bene, con buon ritmo e con buone spaziature. Ma la cosa che fa sicuramente piacere e sensazione è l'atteggiamento difensivo. Pavia ha una faccia molto cattiva, fa scattare raddoppi, è molto aggressiva sulle linee di passaggio. Abbiamo visto come Vigevano ci abbia provato con un extra pass, e Emanuele è stato molto aggressivo andare a chiudere in palla contesa. Quindi è chiaro che una delle chiavi, al di là della precisione in difesa, sarà sicuramente la capacità di mantenere questo tipo di intensità di presenza difensiva. E abbiamo detto sicuramente una Pavia che sta giocando probabilmente al meglio con tutti gli uomini a disposizione. Abbiamo i 5 punti di Spatti che ha dato un solido contributo, abbiamo detto, abbiamo i 6 di Mascheppa nonostante l'ottima comunque difesa da parte di prima Minoli e poi di Rossi, anche se Mascheppa ha trovato 2 canestri al centro dell'area in fadeaway che sono sicuramente difficili per chiunque, non per lui. 13 punti di Giannelli, dall'altra parte sono, cioè, un punto per Minoli su tiro libero, 3 punti per Petrosino, 5 di Benzoni, con però 1 su 5 al tiro totale, 0 su 2 da 2 punti e 1 su 3 da 3 punti, e in generale una prova che ha visto tutti gli effettivi di Vigevano, quelli entrati in campo ovviamente, non riuscire a pareggiare l'intensità messa in campo dall'Omnia Pavia. Tema fondamentale, intanto sulla rimessa Mascheppa compie
un fallo in attacco, spingendo il numero 15 Rossi, che abbiamo detto si è incollato a Mascherpa evitando che potesse segnare con facilità, come è successo in realtà all'inizio, anche se abbiamo detto dei grandi coefficienti di difficoltà dei primi tiri di Mascherpa segnati. Intanto Vecerina scarica per Petrosino, ancora Rossi, blocco di Petrosino che scarica per Benzoni, Petrosino sotto contro Spatti. Ovviamente adesso che non c'è Iannilli, Petrosino che intanto raggiunge i 5 punti e porta i suoi a meno 13, dicevamo Petrosino adesso avrà vita un po' più semplice in quanto Iannilli è dovuto tornare a riposo. Ma intanto dall'altra parte Torgano segna la tripla subito dopo due passaggi e porta Pavia sul più 16, quindi ritorna al massimo vantaggio Pavia. Torgano che ora si francobolla a Verri, Vecerina, scarico per Rossi, Rossi che tira da tre punti e realizza anche lui, tre punti da una parte e tre punti dall'altra. 27-14 quando è ormai scaduto il primo minuto di gioco. Manuelli in palleggio, lo chiude ora Benedusi sulla linea di fondo e fallo di Verri che sicuramente fino adesso non è stato un fattore. Verri che ha 14 punti di media e è uno dei primi realizzatori del campionato e sicuramente non è riuscito ad incidere, anche per l'ottima difesa del solito Benedusi, che ricordiamo essere totem difensivo della difesa dell'Omnia. Benedusi che si incarica di rimettere il pallone in campo, la palla che arriva a Spatti e scarica per Mascherpa, il blocco ancora di Spatti, Mascherpa fatto allontanare dalla difesa di Vigeva, uno scarico per Manuelli che a sua volta la passa a Mascherpa che riesce a, con una penetrazione a mo' di pantera, a riuscire a sgusciare nella difesa di Vigeva e a segnare il 29-14 con l'aiuto per la verità anche del ferro. Vecerina nel frattempo prova la tripla ma sbaglia ancora, percentuali pessime per Vigevano, specialmente da tre punti con l'1 su 5 del primo quarto e ora l'1 su 2 del secondo, che rimette un po' la percentuale, migliora la percentuale. Spatti che non riesce a controllare la palla e Vigevano che può finalmente portarsi dall'altra parte e cercare di ricucire il gap che ora è sicuramente diventato importante. Iannilli, coach Baldiraghi non può fare a meno di Iannilli che ritorna in campo al posto di Benedusi con Torgano che a questo punto giocherà da 3 con Spatti da 4 e Rossi che si incarica di portare la palla nella metà campo offensiva. Petrosino ancora per Benzoni che prova il tiro da 3 punti e realizza. Seconda tripla di serata per Benzoni che ricuce parzialmente lo strappo. Manuelli ora in cabina di regia, ricordiamo che Benzoni era riuscito a segnare l'unica tripla di Vigevano nel primo periodo. Mascherpa ora in palleggio, sempre ben marcato da Rossi. Lo scarico di Torgano ottimo per il solito Iannilli che realizza ancora con l'aiuto del tabellone e si porta a 15 punti personali, quasi la metà dei punti realizzati da Pavia. Panzini dall'altra parte, sempre sul blocco di Petrosino, soliti blocchi granitici. Verri che prova a mettersi in ritmo con la tripla ma va corta. Verri, ricordiamo, non è ancora entrato sostanzialmente nella partita da un punto di vista realizzativo e Pavia ovviamente è felice di tutto ciò. Iannilli ora ancora sotto canestro, fuori per Spatti. Spatti che prova la seconda tripla di serata ma va lunga. E Benzoni a rimbalzo che si incarica personalmente di portare la palla nella metà campo offensiva a Pavese. Ora Panzini marcato da Spatti, mentre Giulio Mascherpa su Benzoni a cui arriva la palla. E ottimo l'assist per Petrosino che realizza senza troppa, con grande facilità, appoggiando al tabellone. 31-19 dopo 4 minuti di gioco quasi. Torgano che esce, ancora una mezza idea di sparare da oltre l'arco. Mascherpa sul blocco, peraltro non preso, di Iannilli. Mascherpa che perde il suo secondo pallone dopo il fallo in attacco e
ora con Rossi che realizza su assist di Petrosino 31-21 per una Pavia che ora invece sta calando l'attenzione soprattutto anche difensiva e anche offensiva nel momento soprattutto in cui Iannile è uscito dal match. Sì, chiaramente è difficile pensare che Pavia possa continuare per tutta la partita ad esprimersi sui livelli eccellenti del primo quarto. Pavia deve stare molto attenta perché Petrosino è un lungo abituato a fare questi show difensivi molto profondi. Nelle prime due occasioni erano stati letti bene con il ribaltamento, con la rodata del lungo. Ora Mascherpa invece è stato sorpreso, ha perso un pallone sanguinoso e è sempre molto pericoloso far accendere una squadra come Vigevano con queste giocate di energia. A parte la classe di Benzoni, sta facendo fatica a entrare in partita Verri, mentre Petrosino, un giocatore che è sempre molto concreto, molto sintonizzato, ha convertito un paio di buoni scarichi, ora un ottimo recupero. Vigevano è tornata a meno 10, chiaro che è una partita molto lunga. Pavia in questo campionato ha spesso difettato in situazioni di gestione, è chiaro che è ancora molto presto per parlare di gestione, Pavia deve rimanere assolutamente sul pezzo. Eh sì, l'abbiamo detto di Petrosino che sicuramente è il fulcro dell'attacco con i numerosi blocchi e i pick and roll portati per Panzini e per i playmaker dell'Elachem, e dall'altra parte l'abbiamo detto quello show difensivo che in questo caso ha portato alla palla persa Pavese. Ora Di Bella tenta, Pavia tenta di riportarsi sopra i 10 punti. Guaccio che nel frattempo è entrato al posto di Spatti, Torgano che si sente caldo e realizza ancora da 3 punti. Torgano che ora sta giocando da 4 marcando Ferri, mentre Guaccio si occupa di Benzoni. Rossi per l'appunto blocco di Petrosino che subisce fallo da Manuelli che subisce anche un colpo da Petrosino stesso. Siamo sul 34-21 e una Pavia che, come diceva Paolo, deve sicuramente rimanere sul pezzo perché Vigevano si può accendere da un momento all'altro e lo abbiamo visto nelle due azioni precedenti alla tripla di Torgano. Ora rimessa da fondo per i Vigevano che rimette in campo la palla con Rossi, serie di blocchi e esce Benzoni che ora spalla al canestro, può giocarsela contro uno più piccolo di lui, ma il passaggio dietro la schiena per Petrosino dentro l'area non va a buon fine, passaggio lungo a lungo, schiacciato a terra dentro l'area, mal consigliato, e Manuelli che tenta la tripla che avrebbe potuto portare Pavia al più 16, ma non va, e Petrosino che può rimettere la palla. Nel frattempo coach Paolo Piazza rimette sul campo Tommaso Minoli che a questo punto avrà soprattutto compito oltre che difensivo anche offensivo, e ora Panzini sul blocco del solito Petrosino che rolla e poi riblocca, pick e ripick che però non crea vantaggio, e ancora Benzoni che riceve sotto canestro, riesce appunto a ottenere il fallo di Guaccio che, se non sbaglio, è al primo fallo, che è al primo fallo anche perché appunto il suo utilizzo fino adesso è risultato poco. Ora Benzoni che è in lunetta per due tiri liberi per accorciare di nuovo a 5 dal termine del primo periodo, ma fallisce il primo tiro libero, in and out del pallone che gioca col ferro e esce. Secondo tiro dalla linea della carità che invece va a segno ancora con l'aiuto di ferro e tabellone. 9 punti per Benzoni che sicuramente ha dato un ottimo contributo con due triple, e ora Di Bella che batte il suo diretto avversario e Guaccio recupera palla dopo l'errore di Di Bella stesso che richiamava un fallo dagli arbitri. Minoli che ora può portare la palla nella metà campo offensiva dopo averla recuperata, fallo di Manuelli però non su azione di tiro. Manuelli che è al suo secondo fallo e coach Baldiraghi che è abbastanza adirato con gli arbitri per il fallo non fischiato a Di Bella, ma comunque rimane la situazione di più 12 per Pavia con 4:41 sul cronometro.
e 19 secondi per la Elachem sul cronometro dei 24 per l'azione. Minoli che rimette il pallone e rimette per Benzoni. Benzoni che sfrutta il blocco di Petrosino. Petrosino che rolla e riceve sotto canestro e con un ottimo gancio mancino riesce a riportare la Elachem sotto di sole 10 lunghezze. Petrosino che raggiunge, così come il suo compagno di squadra Benzoni, i 9 punti, addirittura doppio fallo e probabilmente anche fallo tecnico. Fischiato fallo a Tommaso Minoli e Andrea Iannilli. Doppio fallo Minoli e Iannilli, è il primo fallo per Minoli e anche per Iannilli, primo fallo della loro partita. Esce Minoli nel frattempo, autore appunto del doppio fallo con Iannilli, e entra Rossi. Di Bella che ora scarica per Giulio Mascherpa che subisce fallo e andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Buona azione offensiva per Pavia sul ricciolo di Di Bella dopo il blocco granitico di Iannilli, che ha permesso a Mascherpa di ottenere il centro e successivamente i 2 tiri liberi. Leonetta Mascherpa che realizza il primo tiro libero ancora con l'aiuto di Ferro e Tabellone, come è successo in precedenza per Benzoni. Mascherpa che realizza anche il secondo tiro libero. Si rimane sul più 12 per Pavia dopo che Vigevano si era riuscita a riportare anche sul meno 10, e Di Bella che recupera il pallone tuffandosi. Mascherpa che prova un passaggio dietro la schiena e Di Bella che subisce il fallo di Filippo Rossi, un fallo ovviamente un fallo normale, anche se cade addosso appunto a Fabio Di Bella. E Di Bella che non andrà in lunetta perché non c'è ancora bonus. Bonus che viene raggiunto adesso ora dall'Elachem con appunto 4 fallo di squadra. Esaurisce il bonus e Rossi che è al suo secondo fallo. Togano rimette per Guaccio che prova la tripla e la realizza. 39-24 con 4 minuti al termine del primo tempo. Mezzoni ora dall'altra parte, Ferri, blocco granitico di Petrosino che poi rolla, ma Iannilli intercetta e Di Bella può aprire il contropiede con Mascherpa che tenta una tripla fuori ritmo. Guaccio ora in difesa su Minoli, accoppiamenti che vedono Fabio Di Bella proprio su Benzoni. Panzini proprio per Benzoni, ancora Panzini. Scarico per Petrosino che prova il tiro da 3 punti e realizza. 3 punti di Petrosino che realizza con il suo 12° punto della partita. E ora ancora Di Bella a impostare il gioco. Siamo sul 39-27. Di Bella che ora prende il blocco di Iannilli, show di Petrosino che questa volta non riesce a intercettare la palla, e ancora Iannilli, scarico per Mascherpa che la prova ancora da 3 punti e realizza ancora una volta Giulio Mascherpa. Dopo l'errore precedente si riscatta subito il numero 8 dell'Omnia, 42-27. Panzini ancora, scarico per Minoli che prova anche lui da 3 punti e sbaglia questa volta, e fallo di Fabio Di Bella, con Di Bella e Benzoni che si sono sostanzialmente allacciati entrambi. Di Bella che ha il suo secondo fallo e Benzoni che potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi dato che Pavia ha raggiunto il bonus. Ora Di Bella esce proprio per Valdiraghi, vuole preservarlo visto che appunto sta facendo un lavoro incredibile anche a rimbalzo e in difesa, non solo in fase di impostazione, ed entra Filippo Fazioli che fa il suo esordio nella partita con 2.35 dal termine. Menzoni che però sbaglia il suo primo dei 2 tiri liberi a disposizione, e Menzoni che adesso avrà una seconda opportunità. Questa volta il ferro non gli è stato amico e ora invece realizza il secondo tiro libero
Menzoni che arriva a 10 punti nel match e rientra Patrizio Verri che dovrà dare sicuramente un contributo maggiore alla causa per Vigevano per tentare di rientrare. Ora Vigevano a meno 14 e Fazzoli che può impostare l'azione di gioco con subito un fallo di Panzini. Panzini al suo primo fallo, ma è un fallo che costa caro per Vigevano perché permette a Filippo Fazzoli di andare in lunetta con due tiri liberi, dato che il bonus è stato raggiunto anche da Vigevano. Filippo Fazzoli che realizza il primo tiro libero. Fazzoli appunto che appena entrato realizza anche il secondo tiro libero e siamo sul 44-28 per Pavia, che ora sembra aver ritrovato la verve offensiva e anche difensiva che aveva nei primi minuti, che aveva perso un po' in quei due minuti che hanno portato a Vigevano a rientrare anche sul meno 10. Ora Panzini che Minoli che prova l'entrata ma non va a segno. Fazzoli dopo il rimbalzo recuperato da Guaccio ad impostare ancora il gioco. Giulio Mascheppa marcato ancora da Minoli che è sostanzialmente Franco Bollato, il numero 8 in maglia bianca, ma Mascheppa riesce a trovare un'altra soluzione incredibile con un tiro pazzesco in precario equilibrio e Pavia che arriva sul 47-28 e Cospiazza che è costretto al time out per evitare che Pavia scappi. Sì, Pavia ha preso sicuramente grande fiducia trovando canestri da tre punti in serie. Abbiamo visto Guaccio battezzato che ha realizzato a tre punti, poi Petrosino battezzato, insomma, che ha realizzato a tre punti. È importante comunque che Pavia continui a variare le tematiche in attacco. Uno dei problemi con Omegna è che si è andati in maniera monotona poi fin troppo da Iannilli. Ora Iannilli è importante anche nel momento in cui fa questo tipo di giocate, cioè piazza il blocco e poi con l'end off mette in ritmo Mascherpa, che per la verità è riuscito a rimanere in ritmo, è stato bravo anche a riemergere dopo un paio di ingenuità, un paio di palle perse, è andato in panca ed è riemerso però dalla panca caldissimo. Sicuramente da sottolineare questo fatto perché Mascherpa, come diceva Paolo, ha perso due palloni probabilmente sanguinosi, soprattutto quello che ha portato la Ela che ha segnato in contropiede solitario e il fallo, abbiamo visto, palla persa sul primo possesso del secondo periodo, ma che è riuscito a rialzarsi con tutta tranquillità con il suo grandissimo talento. Abbiamo visto anche in quest'ultima azione un tiro in precario equilibrio davvero incredibile. Ora Vigevano che rimette il pallone in una situazione di svantaggio che probabilmente non si aspettava con il 47-28 pavese, e Panzini che può impostare l'azione con Verri, buca l'anticipo Guaccio, scarico per Ferri, tripla di Ferri che realizza. Ovviamente Alessandro Ferri è un buon tiratore da oltre l'arco e ce lo dimostra in questo caso. 1:30 alla fine del secondo periodo, sul cubo dei cambi appare anche Crespi che probabilmente darà un po' di riposo a Iannilli, che nel frattempo può sfruttare il solito mismatch, ormai mismatch possiamo chiamarlo, con Petrosillo, con Petrosini, e abbiamo Iannilli che raggiunge quota 17, 49-31 con Panzini che sfrutta il solito blocco di Petrosino che andrà in lunetta con due tiri liberi. Tardivo sicuramente l'arrivo di Torgano che non riesce a chiudere e compie il suo primo fallo, un fallo comunque ben speso che non permette a Petrosino di realizzare con facilità. Esce come detto il numero 11 dell'Omnia Pavia, Iannilli, che ha dato un solido e fantastico contributo con 17 punti, ed entra Riccardo Crespi. Due tiri liberi per Petrosino che in questo caso realizza il primo senza l'aiuto del ferro. Secondo tiro libero che viene realizzato anch'esso con Petrosino che ora esce per lasciare spazio a De Gregori, che è sicuramente stato fondamentale nella partita precedente mentre in questa no. E attenzione perché è stato dato un fallo tecnico, è stato fischiato un fallo tecnico al numero 19 Guaccio, un'ingenuità che potrebbe costare caro a Pavia. Sul punteggio di 49-33 non si dovrebbero commettere queste ingenuità. Secondo fallo per Guaccio e Panzini che realizza.
palla che comunque rimane a Pavia per le nuove regole introdotte da quest'anno. Torgano che avrà la possibilità di rimettere il pallone in campo, e Fazzoli che riceve sulla pressione la chiama a tutto campo, una pressione che è sicuramente fondamentale per tentare di rubare qualche pallone come fatto in precedenza. Torgano che ora sfrutta il blocco di Crespi, si apre da tre punti e segna, realizza ancora Torgano con 3 su 3 da tre punti e 9 punti che, lo abbiamo detto in serie di presentazione, saranno fondamentali, soprattutto il contributo oltre che di Mascherpa e di Giannilli anche degli altri ragazzi di coach Baldiraghi. Guaccio che compie un'ottima difesa su Verri, ma lontano dalla palla c'è il fallo, probabilmente ancora di Guaccio, no, fallo fischiato di Riccardo Crespi, che nel tentativo di difendere la posizione contro Gregori, De Gregori, ha commesso il suo primo fallo. Ora due tiri liberi per De Gregori, che potrà riportare sotto Vigevano. Segna il primo dei due a sua disposizione, 52-35 con 31 secondi sul cronometro. Ancora De Gregori che realizza, ancora una volta con l'aiuto di Ferre Tabellone, il secondo dei due tiri liberi a sua disposizione. Siamo 2 su 2. Ora Giulio Mascherpa ad impostare con Riccardo Crespi a portare il blocco, ma aspetta che tutti i secondi scadano per evitare di lasciare troppo tempo alla replica dell'Elachem. Mascherpa che ora è partito, 6 secondi, toccano ancora, batte il suo diretto avversario Ferri, sbaglia, ma Riccardo Crespi è presentissimo a rimbalzo e conquista uno dei rimbalzi più fondamentali di questi primi due quarti. Fallo del numero 0 di Patrizio Verri e siamo al suo secondo fallo. Due tiri liberi per Crespi, che potrà anche lui iscriversi a questa partita. 52-36, quindi più 16 per ora il punteggio, con Crespi che sbaglia però il primo dei due tiri liberi a sua disposizione. E ora ne avrà un altro per tentare di dilatare il divario. E lo realizza, 53-36 con 8 secondi al termine dei primi due quarti. Rimette Verri per Panzini, che ora dovrà fare sicuramente in fretta. Panzini che sfrutta il blocco di De Gregori, abbastanza granitico se vogliamo. Panzini che sbaglia però il tiro da sostanzialmente poco dopo la metà campo. E si va a riposo sul 53-36. Paolo, una partita che Pavia ha rimesso sicuramente sui binari giusti, anche con l'aiuto non solo di Mascherpa e Giannilli, ma anche ad esempio di un Torgano assolutamente positivo. Sì, credo che la chiave, al di là della partita davvero clamorosa dei primi violini, quindi di Giannilli e di Mascherpa, è importante il contributo che Baldiraghi ha trovato su tutte le rotazioni. Parlo di Torgano, che è entrato in partita in maniera molto molto decisa, con 3 su 3 da 3 punti, è stato sicuramente un fattore, ma poi l'abbiamo visto anche andare ad attaccare il ferro. Ma parlo anche di Angelo Guaccio, che ha dato energia in difesa, si è preso appunto una tripla. Parlo di Fazzioli, che ha dato minuti a Di Bella. Cioè, è necessario, Pavia ha una rotazione potenzialmente a 9 giocatori, è chiaro che in queste partite, le partite dove serve qualità ed energia, è davvero fondamentale riuscire ad allungare, ad avere contributo da tutti. Quindi, ribadendo il parziale a metà gara, 5-3 Vinteras, 36 Elachem Vigevano, chiudiamo qui e ci risentiamo dopo l'intervallo. Edimes assestata su un robusto vantaggio, 53-36, e soprattutto su livelli di fatturato davvero da record. Le statistiche citano un clamoroso 63% per la truppa di Pat Baldiraghi, 67% da due punti, 58% da tre punti, e di contorno ovviamente Vigevano è limitata ad un complessivo 38% dal campo. In pratica la produzione per i ragazzi di Paolo Piazza è concentrata sull'ottimo Petrosino, davvero giocatore che piace moltissimo, giocatore concreto senza fronzoli, ricorda un po' per la sua continua capacità di andare, di fare molti show difensivi e di continuare a piazzare dei blocchi, a rollare un po' il Cousin nazionale. E poi ovviamente Benzoni, che non sta viaggiando, sta viaggiando con 2-6, ma poi di esperienza si è procurato dei viaggi in lunezza, comunque è arrivato in doppia cifra. Ora tutto pronto a ripartire, e noi
torniamo in diretta. Tutto pronto per ripartire in questa seconda metà di gara che ci darà subito un verdetto importante se l'Omnia riuscirà a mantenere questo vantaggio e a vincere la partita o se la Elachem riuscirà al contrario a tornare in partita ed eventualmente mettere anche la testa avanti. Tutto è pronto, l'arbitro consegna la palla a Benzoni e Minoli può portare la palla nella metà campo offensiva avversaria e siamo subito con Benzoni che blocca per Minoli, Minoli che scarica il pallone a Ferri, ancora Benzoni, Benzoni che riceve spalla a canestro contro Mascherpa, vantaggio fisico, ora Panzini sul blocco del solito Petrosino, cicciato da Paolo pochi istanti fa, e ancora Minoli, ottima circolazione di palla ma il tiro che ha sbagliato e il rimbalzo di Mascherpa. Mascherpa che si incarica di portare la palla nella metà campo offensiva e aspetta l'uscita di Fabio Di Bella sul blocco di Iannilli, blocco a sua volta da parte di Spatti che riceve sotto canestro contro Banzini, anche qui mismatch che però Spatti non riesce a sfruttare, ma Mascherpa ancora in uno contro uno è costretto a forzare a 3 secondi dalla fine e sbaglia questa volta dopo aver messo nei primi due quarti tiri alquanto difficili per coefficiente. Ora Ferri con una Vigevano che sta sicuramente facendo circolare maggiormente la palla per cercare sotto anche i propri lunghi, scarico per Petrosino che appoggiandosi al tabellone segna i primi due punti di questa ripresa e con un Iannilli che si è trovato in difficoltà soprattutto nell'uscire su Petrosino e non è riuscito a recuperare successivamente. Iannilli che ora blocca per Mascherpa che non prende il blocco di Bella, passaggio fuori per Mascherpa che batte il diretto avversario Minoli, probabilmente per la prima volta in questa sera. Spatti che continua a palleggiare a 2 secondi dal termine e Di Bella che è costretto a forzare e Pavia che ancora una volta tira ai 24 secondi e che scadono e ora Vigevano è tornata con una faccia sicuramente diversa in questa seconda metà di gara in campo con Panzini che imposta il gioco difeso da Di Bella, blocco di Petrosino che poi rolla, scarico per Minoli, Minoli che prende il blocco di Benzoni, ancora Petrosino che attacca ma torna indietro perché Iannilli fa buona difesa, fuori per Benzoni che si trova marcato da Benedusi, tiro in fadeaway sbagliato e rimbalzo di Iannilli, buona difesa di Pavia con Di Bella che a questo punto può impostare il gioco in fase offensiva. Spatti blocca, blocco anche di Iannilli, quindi doppio blocco per Di Bella che scarica ancora per Spatti, Benedusi tenta, cerca sotto Iannilli che realizza ancora una volta, siamo arrivati a 19 punti per Iannilli, vero mattatore dell'incontro e fino adesso probabilmente anche MVP nonostante qualche difficoltà in difesa. Fuori per Panzini che sbaglia nuovamente il tiro da 3 punti, percentuali che continuano ad abbassarsi. Petrosino blocca, ancora Panzini che sfida Iannilli che però questa volta fa buona guardia stoppandolo e Di Bella può portare la palla nella metà campo offensiva ma Spatti compie probabilmente il fallo più ingenuo di questa serata, fallo in attacco ma nonostante tutto primo fallo di Spatti che quindi non rischia, non c'è una situazione falli non è una situazione falli cattiva per Spatti che è il suo solo primo fallo. Però palla persa per Pavia che a questo punto deve difendere con le unghie e con i denti mentre Vigevano è tornata in fase offensiva. Petrosino che non sa cosa fare del pallone in punta, fuori ancora Petrosino, rolla benissimo e fallo di Spatti che spinge Petrosino nettamente, fallo che ora è il secondo per lui dopo quello in precedenza in attacco. Petrosino che avrà 2 tiri liberi con 3 minuti e spiccioli che sono andati in questo terzo quarto. Petrosino che sbaglia il primo tiro libero lungo, va lungo e avrà una seconda opportunità per accorciare ancora le distanze. Petrosino che segna il suo terzo punto di questa di questo terzo periodo e un Di Bella che ancora una volta a impostare, uscita di Mascherpa sempre Franco Bollato, Minoli che lo difende in maniera incredibile, fallo in attacco ancora il secondo in 2 azioni consecutive
questa volta di Benedusi che ha il suo terzo fallo, e situazione falli invece problematica per Benedusi, e Minoli che può impostare l'azione offensiva per Laila che può riportarsi nuovamente sotto. Ferri spalla canestro proprio contro Benedusi che fa sentire il petto. Ferri che con un bellissimo semigancio porta sotto di 14 lunghezze lo svantaggio dell'Elakem, quindi convertiti con due punti il fallo precedente. Ora siamo in attacco con Iannilli che sostanzialmente questa sera è infermabile e continua ad attaccare Petrosino, che è vero che è ottimo nello show difensivo e anche in attacco nel continuare a bloccare e rollare, ma in difesa sta facendo una fatica notevole per contenere Iannilli. Ora entra con il numero 0 Marco Togano che ha giocato una prima metà di gara sostanzialmente perfetta, con un 3 su 3 da oltre l'arco e anche con buone penetrazioni, buone soluzioni offensive. Iannilli che segna nel frattempo il primo tiro libero e può aumentare il vantaggio con il secondo tiro libero che è realizzato. Minoli chiama lo schema 4 per Vigevano con l'uscita di Panzini e il blocco nuovamente di Petrosino. Scarico per Ferri che finta il tiro, ancora blocco di Petrosino. Ferri che scarica per Minoli, partenza, stessa mano, stesso piede, ma Di Bella compie una difesa sostanzialmente ai limiti della perfezione. Minoli che perde il pallone. Possiamo dire che sicuramente Minoli è stato un fattore in difesa contro Mascherpa, che è stato limitato nonostante comunque sia riuscito lo stesso a realizzare canestri ad alto coefficiente di difficoltà. Non lo è stato invece in fase offensiva. Di Bella che scarica per Mascherpa con 15 secondi sul cronometro dei 24. Togano all'ultimo, scarica per Iannilli, ancora ad attaccare Petrosino. Iannilli davvero inferocito questa sera, ma non riesce a trovare la via del canestro, anche perché il tutto è viziato da un'infrazione di passi e palla persa per l'Omnia Pavia. E Laila che può portarsi nuovamente in attacco con Panzini, difeso da Di Bella. Ora Minoli e fallo in attacco questa volta fischiato a Petrosino, numero 10, che ha il suo terzo fallo. È situazione di falli impegnativa anche per Petrosino stesso e per coach Piazza, che ora è costretto a toglierlo dal campo e sicuramente toglie dal campo una pedina fondamentale. Entra in campo Rossi mentre abbassa il quintetto, infatti come segnalava Paolo, con Benzoni che andrà a occuparsi di Iannilli, mentre Di Bella a impostare il gioco con l'uscita solita di Mascherpa, riconsegna ancora Di Bella e ancora nuovamente palla Mascherpa che sfrutta il blocco, però va dalla parte opposta del blocco di Iannilli e con una mano riesce a segnare in penetrazione, eludendo la difesa sia di Minoli e poi successivamente di Ferri che era andato in chiusura. E 59-41 con 5 minuti da giocare ancora in questo terzo periodo. Panzini sul blocco di Benzoni che si apre, finta il tiro, grande penetrazione di Panzini che subisce il fallo di Giulio Mascherpa, fallo duro ma comunque sulla palla. Mascherpa che si scusa anche con l'avversario. Esce Tommaso Minoli ed entra Patrizio Ferri, che sicuramente dovrà dare un contributo maggiore in questa seconda metà di gara se la Elakem vorrà ritornare in partita. Menzoni che segna il primo dei due tiri liberi, numero 36, che ha dato un contributo importante di esperienza a livello realizzativo nonostante cattive percentuali. Menzoni che arriva a 4-12 con la realizzazione del secondo tiro libero, 59-43, e Di Bella che scambia ancora il pallone con Mascherpa sotto per il solito Iannilli che se la gioca contro Benzoni. Benzoni che probabilmente commette un fallo non ravvisato dagli arbitri, e Spatti che prova il tiro da tre ma va corto dopo lo scarico di Iannilli, e Rossi che porta la palla nella metà campo offensiva, si fa tutto il campo ma sbaglia incredibilmente l'appoggio in reverse proteggendosi con l'inferro, e allora Di Bella che può impostare una nuova azione Omnia. Di Bella che prova il tiro da tre punti nascondendosi sotto il blocco di Iannilli. Iannilli che cade nella metà campo offensiva ma non viene ravvisato il fallo nuovamente dagli arbitri, e Spatti che commette
fallo su Rossi e Iannilli, che commette probabilmente un'ingenuità, fallo tecnico ai suoi danni. Iannilli che ha ceduto nelle proteste sul punteggio di 59-43, probabilmente avrebbe dovuto evitare questa, che potremmo definirla una castroneria. E ora sul cubo dei cambi Pat Baldiraghi porta Manuelli, nel frattempo terzo fallo di Spatti, e ora fase confusa della partita con l'arbitro che minaccia di tecnico nuovamente la panchina di Pavia, e con Benzoni, che numero 36, che potrà arricchire il suo bottino personale e portare la l'Elachem sul 59-45 se realizzerà entrambi i tiri liberi. Nel frattempo ancora qualche istante per la ripresa del gioco. Iannilli che viene incredibilmente espulso, doppio tecnico per Iannilli, e questa è sicuramente una notizia eclatante, perché esce il protagonista di questa partita, con nel frattempo Rossi, con Benzoni che realizza il tiro libero del fallo tecnico, e ora ci saranno due tiri liberi per Filippo Rossi. Nel frattempo ritorna in campo, entra in campo Manuelli, come detto, ma al posto proprio di Iannilli. Una perdita davvero incredibile, con 4-0-2 da giocare nel terzo periodo. Rossi che giunge a 4-7 con il 2-2 in lunetta, e siamo a meno 13 sul 59-46. Pavia che ora dovrà trovare altre soluzioni offensive. Torgano che esce, riconsegna Di Bella, blocco di Spatti, ancora Di Bella per Spatti, bellissimo gioco a due con Spatti che segna appoggiandosi al tabellone, e si arriva ancora al più 15. Un'azione disegnata in maniera perfetta da Fabio Di Bella, e che trova un assist al bacio per lo stesso Spatti. Benzoni nel frattempo tenta lo scarico, ma Di Bella ormai fa tutto sul campo e recupera anche il pallone. Chiama lo schema L, ancora blocco di Spatti, Di Bella che si butta dentro, ancora assista Spatti che la scarica fuori, circolazione di falla perfetta che vede però Togano sbagliare, ma conquistare il rimbalzo e segnare con il grande rimbalzo offensivo, 63-46, ultimi 3 minuti di gioco. Ora difesa Pavia che si sta alzando di colpi sicuramente. Panzini per Benzoni, ancora Panzini che ora la passa a Verri, Patrizio Verri, che infila probabilmente i primi 3 punti della sua partita, prima tripla anche per lui, e siamo sul 63-49. Verri che ferma l'emorragia dopo il canestro precedentemente, prima di Spatti e poi di Torgano, quindi 4-0 di parziale fermato subito, ma ancora gioco a due perfetto con Di Bella e Spatti. Spatti che si divora il canestro, per la verità gira sul ferro la palla, e Rossi che si porta nella metà campo offensiva in poco meno di 3 secondi, sbaglia però l'appoggio a canestro, e allora Mascherpa rallenta il gioco sempre nella metà campo offensiva con 2-10 al termine del terzo periodo. Di Bella che riceve lo scarico di Mascherpa, sbaglia la tripla, ancora Torgano sul rimbalzo offensivo di Spatti, ma ci sono 3 tiri liberi per Torgano con il fallo di Rossi, Filippo Rossi, che giunge anche lui al terzo fallo. Situazione complicata per Filippo Rossi, ancora qualche parola da parte dell'arbitro a Di Bella e Panzini che esce per Minoli, ma soprattutto standing ovation per Di Bella che carica il pubblico ed esce al posto di Fazioli, che avrà anche lui questi minuti a disposizione per non far rimpiangere il capitano pavese. Torgano che va in lunetta con 3 tiri liberi, realizza il primo, aiuto di Ferro e Tabellone come nei precedenti giri in lunetta. Ancora Torgano, secondo tiro libero che realizza, 65-49 con 2 dalla fine.
Torcano che realizza anche il terzo tiro libero e sono 3 su 3, che sicuramente 3 su 3 è pesantissimo, 66 a 49. Esce Filippo Rossi, numero 15 per la Elachem, entra appunto Simone Vecerina, il numero 7. Tommaso Minoli che si incarica di portare la palla nella metà campo offensiva, palla sotto per Ferri, marcato da un uomo più piccolo, ovvero sia Mascherpa. Ferri che si avvicina al ferro e realizza con assoluta tranquillità, anche perché adesso che non c'è più Iannilli l'area è più sguarnita di prima. Giulio Mascherpa che ora prende il blocco di Spatti, scarica proprio per il numero 3 Pavese che tenta di avvicinarsi a canestro, tiro in leggero fadeaway sbagliato e Torgano che questa volta non riesce a recuperare il rimbalzo offensivo, e Minoli subito in, che dal via all'azione offensiva con Simone Vecerina che scarica per Ferri. Ferri che la passa sotto a Benzoni, ancora una volta Mascherpa contro uno più grosso di lui, e Patrizio Verri che sbaglia il tiro da tre punti, probabilmente viziato da un fallo non ravvisato dagli arbitri, e tiro da tre sbagliato e si giunge all'ultimo minuto di gioco. Mascherpa che ora sfrutta il blocco di Spatti, sempre marcato ottimamente da Minoli, ma Mascherpa con una tripla davvero pazzesca porta sul più 18 i suoi, 69 a 51. Mascherpa che giunge quota 21 e mantiene la sua media stagionale che è di 18 punti a partita, terzo miglior marcatore del girone, lo ricordiamo. Ma Ferri, canestro e fallo per fermare l'emorragia. Ferri che con 5 punti sostanzialmente consecutivi per i suoi ha riportato la Elachem sotto di sole si fa per dire 16 lunghezze, 69 a 53, e ora Ferri avrà anche il tiro libero aggiuntivo. E nel frattempo esce Spatti ed entra Angelo Quaccio, il numero 19. Angelo Quaccio che ora giocherà sicuramente da numero 4, anche perché l'uscita di Iannilli ha abbassato notevolmente il quintetto pavese. Iannilli, ricordiamo, espulso e non sarà quindi più della partita, con un quarto e spiccioli da giocare. Ferri che segna il tiro libero raggiungendo quota 10 punti. Esce Benzoni, entra Panzini, quindi abbassa il quintetto anche coach Piazza. 69-54 con 34 secondi al termine di questa terza frazione, e Mascherpa ancora con la palla in mano consegna a Manuelli, fuori per Torgano che aspetta l'uscita del solito Mascherpa. Mascherpa che sfrutta il blocco di Torgano e ora è accoppiato a Verri, lo sfida, lo punta, ancora una volta step back da tre punti e ancora una volta realizzazione, e più 18, 72 a 54, 24 per Giulio Mascherpa, davvero man of the match insieme fino adesso, ovviamente insieme a lo stesso Iannilli. E Patrizio Verri che sulla sirena sbaglia, finisce il terzo quarto sul più 18, una Omnia Pamia che non ha sicuramente abbassato l'intensità sia difensiva che offensiva nonostante l'uscita di Iannilli, che è una perdita sicuramente importante. Sicuramente, detto che abbiamo visto il primo tecnico, non abbiamo visto il secondo, comunque la notizia più importante in chiave pavese è stata la capacità di reazione. Pavia dopo il fallo tecnico ha reagito con rabbia, un recupero difensivo di Di Bella, una bella rollata di Spatti, un canestro di energia di Torgano, rimbalzo attacco e poi queste due invenzioni. Queste sono quelle che io amo definire le mascherpate, quei tiri senza ritmo che di puro talento Giulio in una partita del genere, quando la palla pesa il triplo, è abbastanza abituato a trovare. Stiamo aspettando le cifre di questo questo terzo periodo che è andato in archivio. Abbiamo visto le invenzioni, come diceva Paolo, di Mascherpa che hanno portato nuovamente Pavia sul più 18. Ecco che arrivano le cifre della partita, con Torgano che raggiunge quota 14 punti, ricordiamo i 24 di Giulio Mascherpa che ha segnato 4 triple sulle 6 tentate, 21 punti anche per Iannilli che appunto ricordiamo non è più della partita, mentre dall'altra parte sono 10 i punti di Alessandro Ferri che ha tenuto la Elachem a contatto soprattutto alla fine della terza frazione, 17 punti per Petrosino che ricordiamo
è sicuramente il migliore dei suoi con 6 su 6 dal campo e 1 su 1 da 3 punti. Contributo ottimo, cioè buono anche di Benzoni, con però un 2 su 7 dal campo che sicuramente pesa. De Gregori non ha inciso, così come non hanno inciso neanche Panzini e Minoli, mentre Patrizio Verri si è svegliato con la tripla alla fine della terza frazione, ma sicuramente non basta per far sì che appunto la Heineken possa tornare sotto nel punteggio. Ora squadre che ritornano in campo con Pavia che schiera nuovamente Fazioli, Mascherpa, Manuelli, Torgano e Angelo Guaccio confermato in quintetto. Dall'altra parte torna Tommaso Minoli per marcare proprio lo stesso Mascherpa, Verri, Vecerina, Ferri e Petrosino che ritorna in campo. Ovviamente coach Paolo Piazza non può fare a meno del suo centro. Ora Mascherpa show difensivo di Petrosino, sbaglia la prima tripla di serata Torgano e palla che finisce alla Elachem, che potrà così impostare una nuova azione offensiva sul, sempre sul meno 18 con Tommy Minoli che la passa sotto a Ferri che spalla canestro, non riesce a fare la differenza contro Manuelli. Torgano che si getta sul pallone, così come Vecerina, palla a due che premia ovviamente Vigevano che potrà usufruire quindi di una rimessa in attacco laterale, e rimessa che verrà affidata a Tommy Minoli, marcato da Giulio Mascherpa, per una probabile uscita o di Ferri o di Vecerina. Ed è proprio lo stesso Ferri ad uscire, marcato da Manuelli, non Tommy Minoli che scarica per Verri, Vecerina ancora che scarica per Petrosino, Petrosino che blocca poi per Minoli che allo scadere dei 24 sostanzialmente lancia una preghiera per area che si infrange solo sul tabellone, e Pavia con Fazzoli che può nuovamente impostare un'azione d'attacco. Mascherpa marcato da Minoli che continua a fare un ottimo lavoro su di lui, ma Mascherpa semplicemente è stato più bravo nei tre periodi precedenti. Tenta di crearsi il tiro, l'assist per Torgano è leggermente indietro e Torgano che non riesce a controllare. Nel frattempo fallo antisportivo fischiato a Filippo Fazzoli, Filippo Fazzoli che ha fermato il contropiede avversario. Probabilmente ci può stare perché si è quasi disinteressato del pallone, però diciamo abbastanza particolare la scelta degli arbitri. Nel frattempo Ferri sbaglia il primo dei due tiri liberi a sua disposizione e realizza il secondo, 72-55, con Tommy Minoli che potrà rimettere nuovamente il pallone in gioco sempre dalla stessa posizione dell'azione precedente. Ancora uscita di Ferri che sfida Manuelli in post basso, Ferri palleggia in avvicinamento e sbaglia con il pallone che fa il giro dell'anello ed esce, quindi sfortunata la conclusione dell'ex Edimes. Mascherpa che ora imposta il gioco, chiude il palleggio e la scarica a Manuelli, blocco di Torgano, Manuelli che ora se la giocherà contro Patrizio Verri, Manuelli che con la mano sinistra disegna un tiro che però non va a buon fine. E allora Minoli subito dall'altra parte ad accelerare le operazioni, fuori a Patrizio Verri che però non si fida né del tiro né dello scarico, scarico che arriva in questo momento. Ora Petrosino contro Guaccio, sicuramente taglia fisica notevole per Petrosino, ma Guaccio con una difesa ai limiti della perfezione riesce a recuperare il pallone. Esce Alessandro Ferri, coach Piazza si affida a Benzoni nello spot di 4, Verri sempre nello spot di 3, palla però persa banalmente dall'Omnia con il canestro e fallo di Minoli e il fallo di Angelo Guaccio che esce dalla partita lasciando il posto a Crespi. Un'ingenuità che può costare caro a Pavia, 72-57, comunque il punteggio rimane, comunque Pavia rimane in vantaggio e Tommy Minoli che può realizzare così
il meno 14 a 8 minuti dal termine, con Fazioli a portare la palla nella metà campo offensiva, ancora Mascherpa, probabilmente fallo di Minoli che arriva effettivamente in questo momento, fallo del numero 6 che arriva così al suo secondo fallo e primo fallo per gli ospiti in questa quarta e ultima frazione. Manueli che esce a recuperare il pallone dopo la rimessa, show difensivo di Petrosino che va molto alto per tentare di evitare il passaggio sotto, ma Mascherpa che si crea ancora una volta il tiro da tre punti, sbaglia allo scadere dei 24 e Petrosino che può così recuperare la carambola difensiva. Minoli ancora sul blocco di Petrosino, questa volta Crespi fa buona guardia, Minoli sbaglia l'appoggio a canestro e Pavia può così costruire una nuova azione offensiva con Filippo Fazioli sul lato di Crespi che esce in questo momento, Manueli sul blocco di Crespi stesso, Mascherpa che finta il tiro, elude la difesa di Tommy Minoli che commette il suo terzo fallo, il secondo in sostanzialmente due azioni consecutive, Mascherpa che potrà andare in lunetta con due tiri liberi. Punteggio che rimane sul più 14 per Vigevano, ma ora Mascherpa avrà due possibilità dalla linea della carità e rientra Alessandro Ferri, quindi alza notevolmente il quintetto coach Paolo Piazza al posto di Tommy Minoli che ora sta facendo fatica a contenere la verve offensiva di Giulio Mascherpa che realizza il primo dei due tiri liberi a disposizione. Crespi però dopo l'errore di Mascherpa recupera il rimbalzo offensivo e Mascherpa può reimpostare una nuova azione, Petrosino show come al solito molto profondo, Crespi arriva la palla a lui ma fallo offensivo e buona guardia di Patrizio Verri che prende lo sfondamento. Esce Giulio Mascherpa che sostanzialmente ha giocato più di 10 minuti filati e rientra Fabio Di Bella per dare appunto un po' di riposo al gioiello pavese. Rossi chiama lo schema corna per la Elachem, prende il blocco di Petrosino che poi rolla, riceve sotto canestro ma non se la sente di tirare, Alessandro Ferri si smacca e non va a realizzare con un po' di sfortuna, è ancora Benzoni che probabilmente subisce fallo, anzi lo subisce il fallo di Fabio Di Bella che gli prende il braccio al momento del tiro. Ci saranno quindi due tiri liberi per Benzoni, numero 36. Nel frattempo ritorna Panzini ed esce Patrizio Verri e due tiri liberi per Daniele Benzoni e bonus esaurito anche per l'Omnia. Benzoni realizza il primo tiro libero mentre Pat Balghiraghi prepara sul cubo dei cambi Spatti. Si dovrà attendere ancora qualche istante per asciugare il perché. Bambini che come al solito prontamente asciugano il campo di Via Treves. E Benzoni che avrà un'altra opportunità a cronometro fermo per diminuire nuovamente lo svantaggio. Numero 36 realizza anche il secondo tiro libero, meno 13 per la Elachem e 15 punti di Benzoni. Esce Tolgano, entra Spatti come detto e Crespi che rimane in campo. Ora rimessa per Filippo Fazioli che imposterà l'azione offensiva con 6:32 da giocare in questo ultimo periodo. Di Bella esce, uscita anche di Manuelli sul doppio blocco Spatti-Crespi, blocco ancora di Spatti, Manuelli, il blocco di Spatti che non crea vantaggio, allora si va dall'altra parte con Fabio Di Bella sul blocco di Crespi ma fallo del numero 15 Rossi che giunge così al suo quarto fallo, blocco a dire la verità quasi al limite di Crespi. Rimessa laterale per la Winter a Spavia che potrà beneficiare di altri 14 secondi per aumentare il proprio vantaggio, rimessa nelle mani di Fabio Di Bella che ancora una volta elude la difesa di Petrosino, lo show difensivo, scarico di Crespi e tripla di Filippo Fazioli che non va a buon fine, si allacciano Benzoni e Crespi ma nulla di fatto e allora
dall'altra parte Panzini con la tripla, sbaglia anche lui, rimbalzo, al rimbalzo molto bene Crespi, ma il fallo ravvisato dagli arbitri di Fabio Di Bella, numero 13 e capitano della Winterhas, che è al suo quarto fallo. E ci saranno due opportunità in lunetta per Filippo Rossi. Filippo Rossi che realizza il primo dei due tiri liberi a sua disposizione e realizza anche il secondo, 73-62, meno 11 per Vigevano, che non si ritrova a meno 11 da sostanzialmente un'eternità, e adesso con 5.50 da giocare probabilmente un mini supplementare per decidere come andrà a finire questa partita. Fabio Di Bella che prende ancora il blocco di Crespi dopo un primo tentativo fallito, spezza il raddoppio, bellissima circolazione di palla che coinvolge Filippo Fazzioli che realizza la tre punti e riporta la Winterhas sopra di 14 punti, ma ottimo il lavoro anche di Manuelli nello scarico e ora ottima difesa di Crespi con Spatti che non riesce a controllare il pallone e rimessa da fondo ancora per la Elachem con 14 secondi. Esce Crespi che ha fatto un ottimo lavoro anche in fase difensiva e rientra Giulio Mascherpa, ovviamente realizzatore man of the match fino adesso. Giulio Mascherpa che si andrà a occupare di Benzoni, in questo caso dopo il cambio con Torgano. Spalla canestro Benzoni che non riesce però a creare vantaggio, o meglio ora lo crea perché con l'assist a Petrosino permette alla Elachem di tornare a meno 12 e Petrosino raggiunge quota 19, migliore realizzatore dei suoi. Ultimi 5 minuti di gioco e Di Bella, splendido gioco a due con Spatti, canestro e fallo, fallo di Petrosino che probabilmente è il quarto fallo, esatto, quarto fallo di Petrosino con Vigevano che esaurisce il bonus. Primo libero, tiro libero aggiuntivo per Spatti che può portare Pavia sul più 15, ma nel frattempo cambio nelle file della Elachem, esce proprio Petrosino e rientra Patrizio Verri che a questo punto fungerà nello spot di 4 proprio contro Torgano. Spatti che realizza anche il tiro libero e raggiunge quota 10, uno Spatti anche lui più che positivo oggi. Scarico per Verri, Verri che attacca Torgano, il tiro con la mano mancina, una pennellata davvero pazzesca, un canestro davvero da grande autore. 79-66 su comunque un'ottima difesa ancora una volta di Torgano. Nel frattempo Di Bella che prende il blocco di Spatti, ancora una volta un gioco a due che funziona benissimo e siamo 81-66 con 4.30 dalla fine. Paolo, un gioco a due che funziona, quello tra Spatti e Di Bella, e soprattutto un pubblico che ora si sta gasando perché vede una Pavia che ha ritrovato lo smalto delle giornate migliori. Sì, Pavia sta continuando a non tremare, questa è la notizia più importante. Anche nel momento di difficoltà Vigevano sta ovviamente cercando di mettere le mani addosso, cercando di produrre il massimo sforzo difensivo. Baldiraghi, dopo averlo fatto riposare in panchina, ha rimesso sul parquet Di Bella e Fabio ha gestito come gli si chiede, quindi un paio di ottime giocate in pick and roll con Spatti. Cioè Pavia deve chiaramente giocare sì col cronometro perché in questo momento il tempo che scorre è il migliore alleato, però ovviamente non può stare a palleggiare e a non costruire niente, quindi Di Bella ha dato un apporto importante portando quel contributo di personalità, di esperienza e di letture che gli si chiedono. L'esperienza di Di Bella che fa sicuramente comodo a una Pavia che ha trovato soluzioni anche oltre al già citato Mascherpa e nonostante il suo riposo di 2 minuti è riuscita comunque a trovare ottime soluzioni offensive. Palazzetto che ora è in visibilio per l'Omnia e nel frattempo Panzini che sfrutta il blocco di Benzoni dall'altra parte,
Patrizio Verri riceve da oltre l'arco, ancora Verri che scarica a Benzoni in post contro Torgano, ottima difesa di Torgano, ancora Benzoni sbaglia e Spatti recupera l'ennesimo rimbalzo della sua partita con Fabio Di Bella che ora non vuole assolutamente accelerare ed è giusto così. Ultimi 4 minuti di gioco con 10 secondi da giocare sul cronometro dei 24. Di Bella attacca ora Torgano, si apre per il pink and pop e Torgano trova una soluzione ottima con la penetrazione ma sbaglia incredibilmente il tiro. Ancora Rossi che si fa tutto il campo e realizza per il meno 13. I 13 sono anche i punti di Rossi. La Scherpa che ora si proietta nella metà campo offensiva rallenta il gioco come deve fare Pavia, che ora deve trovare però buone soluzioni offensive e di qualità se vuole portare a casa questa partita senza le difficoltà finali, perché Vigevano sicuramente ci proverà fino alla fine. Fallo nel frattempo di Alessandro Ferri su Spatti che andrà in lunetta, numero 3 di Vigevano, che però è solo al suo primo fallo. Spatti che potrà incrementare sia il suo tabellino che quello di Pavia, più 13 a 3:20 dalla fine per l'Omnia e due tiri liberi per Alessandro Spatti. Spatti che realizza il primo dei due tiri liberi a sua disposizione. E siamo sul 82 a 68 e realizza anche il secondo, raggiungendo quota 14. Uno Spatti, ricordiamolo, più che positivo, soprattutto a livello realizzativo. Panzini sul blocco di Benzoni, si dimentica la palla, poi la recupera contro Spatti sul cambio. Panzini che va in penetrazione ma sbaglia con la mano mancina e Mascherpa che può congelare il pallone con gli ultimi 3 minuti di gioco che sono iniziati 5 secondi fa. Fabio Di Bella sulla difesa di Ferri, ora Giulio marcato ancora da Minoli, Franco bollato a lui, sul cambio c'è Giulio Mascherpa che ora tira da oltre 9 metri e sbaglia una delle poche soluzioni offensive sbagliate da lui, ma rimbalzo offensivo che premia l'Omnia Pavia, o meglio rimessa laterale da fondo che premia l'Omnia Pavia con nuovi 14 secondi sul cronometro dei 24, quindi riciclato il cronometro dei 24. Esce Panzini che sicuramente non ha dato un buon contributo oggi. Fabio Di Bella che esce dopo il blocco di Spatti, prende il tiro ma lo sbaglia da 2 punti e allora Elachem che può proiettarsi nella metà campo offensiva con Rossi. Rossi che la scarica per Ferri. Fallo però in attacco di Ferri che sbraccia contro Fabio Di Bella e palla recuperata dall'Omnia sull'83 a 68 a 2:25 dalla fine. Un Alessandro Ferri che giunge al suo secondo fallo e una Pavia che a questo punto può giocare anche con il cronometro, vantaggio che ora è rassicurante, 15 punti, anche se ripetiamo che Vigevano ci proverà fino alla fine perché è pur sempre un derby. La Scherpa rimette in campo il pallone per Fabio Di Bella, ritorna la palla nelle mani sapienti del numero 8 Pavese che la scarica a Spatti. Spatti ancora per Filippo Fazzioli, scarico a Di Bella e blocco del solito Spatti, il gioco 2 che è tanto funzionato in questi ultimi minuti. Riceve Spatti proprio contro Rossini e Spatti ancora sbaglia però il tiro in allontanamento con Rossi che si proietta nella metà campo offensiva e Minoli che sbaglia il tiro da 3 punti. Ovviamente Vigevano deve velocizzare le soluzioni offensive. Laterale, fondo però che rimessa da fondo che premia ancora però Vigevano sul rimbalzo dopo il tocco di Spatti. Rimessa laterale affidata al numero 15 in maglia Elachem che fatica ma riesce a trovare un compagno che è Benzoni che subisce il fallo di Torgano che lo manderà in lunetta con 2 tiri liberi a 1:49 dalla fine. Fallo di Spatti che giunge a quota 4 falli, anzi no, fallo di Fazzioli che raggiunge il suo secondo fallo. Ottimo anche il contributo di Fazzioli che è entrato con personalità nel match,
Mezzoni che realizza il primo dei due tiri liberi dalla linea della carità, 83-69. Mezzoni che realizza anche il secondo con, raggiungendo quota 17 punti, 83-70, quindi ancora più 13 per Pavia. Giulio Mascheppa difeso ancora da Tommy Minoli, che gli sta molto attaccato, aspetta il blocco di Spatti ancora una volta. Mascheppa che ora si trova contro Benzoni, lo attacca, step back, scarico a Di Bella che tira e realizza il più 15 con il time out di Paolo Piazza. Paolo, una partita che sembra finita, ma 1,30 non è poco nel basket, anche se comunque più 15 è un vantaggio rassicurante. La partita mi sembra abbastanza in ghiaccio. Adesso la vera chiave sarebbe quella di riuscire a giocare con testa. Siamo avanti di 15, dobbiamo ribaltare lo scarto. Ricordiamo un match di andata con Vigevano che vinse di 11 lunghezze, quindi in caso di un eventuale arrivo a pari punti sarebbe importante girare a nostro favore. Quindi è chiaro che questi 15 di margine dobbiamo tenerceli con assoluta attenzione. Una Vigevano che appunto si trova sotto di 15 punti e che non è riuscita a trovare buone soluzioni offensive nelle ultime azioni, e per la verità non è riuscita neanche a limitare la verve offensiva appunto di una Pavia che fino adesso ha realizzato ben 85 punti, con ovviamente un Mascheppa straripante, così come Iannilli, che però ricordiamo essere uscito nel terzo periodo perché è stato appunto espulso. Ora le due squadre ritornano in campo con Vigevano che aveva 14 secondi e la rimessa in zona d'attacco, rimessa laterale. L'arbitro consegna palla a Minoli che rimette in campo in questo momento per Verri. Ancora Minoli riconsegna, Verri si apre da tre punti, il tiro e il canestro, la realizzazione da tre punti. Verri che raggiunge quota 6 punti con due sole triple e una prova offensiva non degna delle sue, considerando che appunto è il 13° miglior marcatore del campionato con 14 di media. Ora Mascheppa sul blocco di Spatti, ancora sul cambio, si trova contro Benzoni, lo punta, si spazia ma in questo caso striscia il piede perno e infrazione di passi fiscata proprio a Gotugai in maglia bianca. Benzoni che allora rimette in campo per Panzini, ultimo minuto di gioco che è incominciato ora. Panzini che sfrutta il blocco di Benzoni, ancora Panzini, palla in mano per Ferri. Benzoni riceve sotto canestro contro Fazioli che tenta di opporre il proprio fisico. Benzoni che scarica per Minoli che a questo punto dovrà forzare il tiro. 5 secondi, fallo però in questo caso a 2 secondi dal termine dei 24, fallo di Filippo Fazioli che raggiunge quota 3 falli a 39 secondi dal termine. Esce Panzini, entra Rossi e allora abbiamo Tommy Minoli che può andare in lunetta per due tiri liberi per accorciare nuovamente. Primo a segno, 74-85. All'andata era finita proprio di con uno scatto di 11 punti e time out dopo la seconda realizzazione di Tommy Minoli, 85-75. Paolo, l'avevamo detto nel precedente time out, fondamentale sarà mantenere uno scatto superiore agli 11 punti dell'andata. Sì, sarebbe fondamentale andare dentro, recuperare un contatto, prendersi dei tiri liberi. La tripla di Pat Verri e questo 2 su 2 lunetta di Tommaso Minoli hanno ridotto a 10 lo scarto e adesso Valdiraghi ha opportunamente chiamato un minuto di sospensione per organizzare il miglior possesso offensivo possibile, poi per cercare di allungare la forbice a 12 o meglio ancora a 13. Mancano 39 secondi, vediamo. 10 punti di vantaggio, 85-75 per l'Omnia che a questo punto rimetterà in campo il pallone con Pat Valdiraghi che avrà sicuramente disegnato forse l'ultima azione d'attacco se non una delle ultime della sua squadra.
vediamo dove rimetterà il pallone in gioco in fase difensiva, quindi 24 secondi per l'Omnia per disegnare quella che ricordiamo essere probabilmente l'ultima azione di gioco per l'Omnia, con Torgano a rimettere il pallone e a smarcarsi Giulio Mascheppa, che riceve il pallone e con calma si appresta a superare la metà campo. Pallone affidato a Fabio Di Bella, che presumibilmente sputterà un blocco di spatti, asse play e pivot che fino adesso ha funzionato molto bene. Blocco di spatti, Di Bella ancora scarico per spatti che non riesce a realizzare, e allora Vigevano che può con 15 secondi dal termine imbastire un'ultima azione offensiva ragionata con Tommy Minoli che scarica Patrizio Verri, che probabilmente forzerà un tiro da tre punti stoppato da Torgano, con Rossi che recupera il pallone e finisce qui 85-75, una partita dominata sostanzialmente da Pavia in lungo e in largo, e probabilmente 10 punti sono anche troppo pochi come divario. Sì, partita importante che Pavia ha approcciato con la testa giusta, partita di ottimi contenuti tecnici, 85 punti sono lì a dimostrarlo, partita di grandi contenuti direi emotivi, tutti i ragazzi davvero hanno dato quel quid in più, abbiamo visto Capitan Di Bella a un certo momento arrivare ad aizzare il pubblico, a chiedere il sostegno del pubblico, cioè Pavia ha approcciato con una carica psicologica all'altezza del derby, ecco, consentitemi di dirlo. Ora attendiamo di darvi quello che saranno i responsi statistici, quindi Pavia che con questa vittoria si mantiene in piena corsa, mantiene comunque invariate le distanze rispetto al treno dei playoff, questo è fondamentale, e comincia a mettere un primissimo mattoncino in quel percorso che Baldiraghi ha delineato e che deve portare appunto a 9-10 vittorie nel girone di ritorno, se vogliamo appunto sperare di prolungare l'avventura agonistica di quest'anno anche nella post season. Eccole che arrivano. Saluta Paola! Eccole che arrivano. E da Paola Rappoccio intanto vi do la cordiale buona serata, e per il riepilogo statistico mi affido al mio preziosissimo collaboratore. Allora, riepilogo statistico che vede, per quanto riguarda l'Omnia Pavia, 14 punti di un positivissimo Torgano, 14 anche di Spatti, 25 di Giulio Mascherpa con 5 su 6 da 2 punti, ma soprattutto 4 su 8 da 3 punti, ottimo 50%, 21 punti di Andrea Iannilli nonostante l'uscita prematura dal campo per l'espulsione, 2 di Fabio Di Bella che ha sicuramente fatto un ottimo lavoro soprattutto in fase difensiva, 3 di Guaccio e 5 di Filippo Fazzioli. Dall'altra parte Patrizio Verri che chiude a quota 8 punti con 2 su 6 da 3 punti e 1 su 2 da 2 punti. Alessandro Ferri con 11 punti, un punto invece per quanto riguarda Panzini che ovviamente non è riuscito a incidere assolutamente in fase offensiva. Tommaso Minoli che chiude a quota 6, 19 invece per Lorenzo Petrosino, probabilmente l'MVP e il go-to guy per quanto riguarda la Elachem. De Gregori 2 punti, anche lui non è riuscito ad incidere, 11 per Filippo Rossi, positivo soprattutto in contropiede, e Daniele Benzoni che chiude a quota 17. Paolo, ultimo commento prima di chiudere questa telecronaca. Sì, diamo l'appuntamento, Pavia andrà in trasferta a San Giorgio sul Legnano, prossimo match interno, altro appuntamento di grande importanza, arriverà la terza forza del campionato qui in via Treves, la Solbat Piombino. Dal Pallavizza è tutto, la più cordiale buona serata a tutti gli amici del basket.